Il videogiornale ancora a San Girolamo, nel centro storico di Agrigento, dopo i lavori di consolidamento e di recupero. Condizioni e interventi al microfono. Irene Milisenda. Dopo tanti disagi, finalmente il quartiere San Girolamo, nel cuore del centro storico di Agrigento, è stato riaperto al transito e al passaggio pedonale, consentendo così la ripresa dell'attività economica e il recupero delle quotidiane pratiche sociali. Il tratto iniziale della via San Girolamo è stato oggetto di interventi di messa in sicurezza per via di un edificio pericolante e successivamente, approfittando del fatto che la strada era sventrata in conseguenza dei lavori, si è pensato di sostituire l'intera rete idrica e per ultimo di ricoprire il manto stradale del medesimo tratto di strada con dell'asfalto, come era già in passato. Questo intervento ci ha permesso anche di bonificare in qualche modo l'intera area. Nella zona erano presenti gli scarichi che andavano direttamente in falda, che sono stati ovviamente ripristinati e ricondotti correttamente. È stata rifatta una porzione molto significativa dei sottoservizi di San Girolamo e della rete fognaria. Sono state anche denunciate degli abusi che c'erano sulla rete delle acque bianche con l'intervento di Girgenti Acque, che ha successivamente provveduto al ripristino del manto stradale così come era in precedenza. E su questo tengo a chiarire, in questa porzione della via San Girolamo, esattamente dopo la caditoia della prima curva, la pavimentazione era in bitume, così come era in bitume anche nel vicolo Raimondi e in una porzione della via San Michele. Ecco, vorrei dire questo, che abbiamo risolto anche un problema di sicurezza assai significativo. C'erano alcune strade che erano davvero mortificate dalla presenza di numerose buche, dalla presenza anche di alcuni tombini che erano divelte e che nel corso degli anni avevano costituito un motivo di serio e grave pericolo per i residenti. Adesso questi problemi sono stati risolti, la zona è in sicurezza e ovviamente abbiamo in qualche modo recuperato anche quello che è stato appunto un disagio anche sociale significativo per tutto il quartiere. Ma ecco che subito su Facebook impazzano foto della via San Girolamo e commenti negativi sui lavori effettuati e soprattutto sulla scelta di ricoprire il manto stradale con dell'asfalto nero, piuttosto che inserire dei sanpietrine. Ma c'è chi non ci sta, i residenti non ci stanno, perché testimoniano attraverso delle foto passate che quella stradina era un mosaico di macerie, a tratti con qualche traccia di asfalto invecchiato. Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo lungo la via San Girolamo, la vita nel quartiere scorre normalmente con i ritmi di sempre, tra rumori di martello pneumatico dei lavoratori di Girgenti Acque per sistemare un tompino idrico sbadatamente ricoperto dall'asfalto. Ma ascoltiamo in proposito alcuni residenti. Da residente è da oltre 7 mesi che mangiamo polvere e finalmente hanno ricondotto la situazione allo stato originario. Era una strada asfaltata, ma alla meno peggio, perché da 30 anni, oltre 30 anni, questa strada era in uno stato pietoso. Per fortuna sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che la Girgenti Acque l'ha fatta nuova. Ecco, tante sono state le critiche per quanto riguarda l'asfalto nero. Qualcuno afferma che c'erano dei sanpietrine. No, su questo devo smentire nettamente. Sanpietrini qua in questo tratto non ce ne sono stati mai. Se a parlare gente che da queste parti non ci abita, che non ha mangiato la polvere come l'abbiamo mangiata noi, che non è mai stato da queste parti se non per qualche processione degli anni passati, devo smentire nettamente. Certo, sarebbe bellissimo poter vedere questo tratto di strada con i sanpietrini, con tutta la copertura come nell'altro tratto qua sotto, sarebbe bello. Ma io spero che in un prossimo futuro questo lavoro venga fatto. È una gioia per tutti, era una cosa aspettatissima da tempo perché si portassero a termine tutti i lavori, perché chi ci vive sa cosa significa vivere in mezzo alla difficoltà, in mezzo alla polvere e così via. Certo, è rimasta qualche imperfezione, vedo la copertura di qualche pozzetto sia idrico che fognario che io ho cercato di sollevare, ma mi hanno detto loro che quando prima dovrebbero
intervenire per andare a ripristinare, ecco, tutte queste imperfezioni. Io devo dire che, ecco, sono soddisfattissimo, è trascorso tanto tempo, ma giustamente non per le amministrazioni e così via, ma per tutta la serie di controversie che sono sorte, ecco, tra proprietari di edifici, ecco, perché dovevano essere messi in uno stato di sicurezza e così via. C'è stata una serie di cose che chiaramente ha un po', ecco, postergato tutta questa serie di lavori.